Allora, oggi nuovo format, Guess the Position. In cosa consiste? È una follia, ve lo anticipo. Allora, vi faccio vedere con una grafichetta le regole. In poche parole si tratta di aprire l'icon da bendato e indovinare la posizione dell'icon in una rosa messa dalla chat e da Ale, è dentista. Ciao, sono davvero io. Che è lui, e appunto cercare di indovinare la posizione per non scartarla. Ho tre tentativi, ma ci sono altre regole aggiuntive, ve le vado a mostrare. Queste sono le regole. Dopo aver aperto l'icon, Ale, insieme alla chat, quindi a voi, la inserirà all'interno di una rosa. Il modulo ovviamente me lo comunicherà poi Ale in cuffia. In una posizione a suo piacimento e manovrerà tre tentativi per indovinarne la posizione. La formazione è però composta da tre giocatori bronzo, che sono i malus. Quindi ogni volta che io picco un giocatore bronzo con la scelta mia, corrisponde ad un tentativo in meno, quindi meno uno. Quattro giocatori argento, che sono dei specie di passo, sono neutrali. Tre giocatori oro, che sono ovviamente il bonus in questo caso. Ogni giocatore che picco è più uno. Una volta finiti i tentativi, l'icon dovrà essere scartata. Questo è il pacchetto icona. Io adesso mi dovrò bendare, perché voi insieme, anzi invito Ale a share play. Voi insieme a lui vedrete l'icona, io no, ovviamente. Quindi io d'ora in poi non vedrò più un cazzo per il video. Avvio lo share play ad Ale. Faccio l'ospite e gioco al tuo posto, così non posso barare. Ok, Ale ha il controllo della mia play adesso. Io non posso fare nulla. Anzi, mi vado subito a bendare. Non sto muovendo niente, io giuro. Lee Sin cosplay, come al solito. Ah, like e commento. Vabbè, detto così non è credibile, però. Procedo ad aprire il pacco. Ok, premetto che io faccio questa roba perché tanto sarà una merda clamorosa. Ho premuto X. Ok. C'ho paurissima. Cazzo, che merda sta cosa che non posso sapere chi è. Aspetta che la mando al club. Ok. Ragazzi, intanto cominciate a spammarmi qualche modulo per la squadra. Il 3-4-1-2 mi piace, il 5-3-2 mi piace. Ok, diciamo il 5-3-2 è chiaramente superato il 3-4-1-2, sì. Ok, allora abbiamo deciso la formazione, sarà un 5-3-2. Quindi 5-3-2. Allora, ti dico i ruoli per correttezza. Allora, c'è il portiere, ci sono 3 DC, quindi tu mi devi dire DC di destra, DC del centro, DC di sinistra. Ok. Poi ci stanno Ada, Asa, 3 CC e mi devi dire CC di destra, CC del centro, CC di sinistra e 2 TT. Ok, allora adesso prendo un attimo l'icon. Ok, ragazzi, allora iniziate a spammarmi in chat il ruolo dove vorreste vedere questa icon. Se mi sa che ormai ha vinto, lo posiziono un attimo, fammi mettere il bronzo, gli argento e gli oro. Che poi assurdo, potrebbe finire in un secondo sto video come durare un'eternità. Questi bronzo, raga, sono importanti perché noi dobbiamo farlo perdere, quindi pensiamo dove lui potrebbe metterlo. Però secondo me il bronzo lo dobbiamo mettere qua, perché questo ruolo qui è chiamatissimo. Ora devo mettere solo i tre oro e ho finito, mamma. Il compromesso è questo qua, come li ho posizionati io leggendovi un po' tutti. Ragazzi, scrivetemi se siete d'accordo, più o meno così un po' tutti, se vi piace, così iniziamo il gioco. Stanno scrivendo tutti, va bene, possiamo andare, ma ok. Non ti bendare, ovviamente. No, 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 vai. Allora, poiché cambia poco, posso dirti il valore più o meno dell'icon, se è buona, se fa cagare. Ah sì, dimmelo il valore, dai, così almeno allora, mi sento ansioso. Per il momento del gioco in cui siamo è utilizzabilissima. Ok, quindi un po' di cagarella ce la devo avere, insomma. Un bronzo te ne toglie uno, un argento non fa nulla e un oro te ne aggiunge uno, vai. Allora, io ti dico, per me... Diciamo così, convinto. Ho fatto un piccolo cambio all'ultimo. Ok, per me... Io provo una cosa pazza, cioè uso la psicologia inversa, perché la cosa più scontata è che tu lo metta nel ruolo portiere. Quindi, secondo questa teoria, dici, lui sa già questa cosa, quindi non picca il portiere. E invece il mio primo pick è proprio il portiere. Ragazzi, io ve l'avevo detto che lo conoscevo bene. Hai preso un bronzo. Vabbè, la mia vita fa schifo, dai. Io è rimasto una scelta. Vabbè, vabbè, vabbè. Chill, non perdiamoci di animo. Beh, effettivamente altri due bronze sono fuori, quindi... No, no, uno. Uno. Che hai fatto una scelta e l'hai usata. Hai trovato il bronzo, quindi meno uno. Cioè, una sola scelta. Noni! Io voglio trastare ancora le retrovie. DC di destra. Allora, ti dico una cosa. Ok. Io ho fatto un cambio all'ultimo attitto. All'ultimo... Mentre stavi parlando. È bronzo, eh? È oro, sei salvato. Andiamo, andiamo. Allora, fammela figurare la squadra, tipo. Sì. Quindi, bronzo, quindi oro, bronzo argento. Quindi,
Ah, oh cazzo. Io vorrei andare su un CC. A destra, siccome il DC era buono, tu direi quello non prenderà mai il CC di destra una volta indovinato, se lo indovinato. Quindi io ti vado sul CC di destra. Me l'hai invertito e mi hai inculato. Ti dico una cosa, non è l'icon. Potresti aver perso. Vero? Però è un oro. Andiamo. Non trusto ancora la destra, perché secondo me due sono già troppe. E ti vado sulla TT di sinistra. Please. Manu, io ti comunico che la TT di sinistra è un argento. Cazzo, l'ho trollata. Quindi la devo scartare. Mannaggia, mi posso sbendare? Proprio di sì. Sì. Ok. Guardo chi è, se è buona rosico tantissimo. Ah, TT. Guarda come l'avevano incastrato. CC centrale, me lo sentivo. Voglio morire. E lascio a te l'onore, Ale. Non c'ho il coraggio, non guardo. Perdonami, TT, non sono stato all'altezza. È stato un piacere. Breve ma intenso. Va bene così. A noi va bene così. È stato divertente, però devo ammetterlo. È stata una bella sfida. Il video si conclude a questo punto. Lasciate like, commento. Vado a lanciarmi dalla finestra.